A Palazzo Alvaro di Reggio Calabria, avvio agli incontri relativamente al piano strategico della Metro City. Un bel passo in avanti in prospettiva di un futuro più concreto per gli attori della società che scommettono sul territorio locale. Ai nostri microfoni, il consigliere delegato Antonino Cassorina. L'estate non ferma l'attività dell'amministrazione metropolitana di Reggio Calabria che convoca oggi a Palazzo Alvaro una riunione sul piano strategico con il dirigente Foti, con le parti sociali, Camera di Commercio, sindacati, Confesercenti, le attività produttive che vogliono vivere e scommettere su Reggio Calabria. Lo abbiamo fatto per capire le soluzioni praticabili e per mettere in rete delle idee da realizzare sul tema del lavoro, dell'innovazione, sul tema del digitale, sul tema dell'ambiente e della sicurezza di Reggio Calabria. Lo facciamo consapevoli che solo scommettendo su una città che vuole crescere, che vuole svilupparsi, dandoci una proiezione non solo dei prossimi 5 anni, ma dei prossimi 20 anni rispetto a come si può investire su Reggio Calabria, sulle infrastrutture, sullo sviluppo, sulla mobilità, sulla green economy, tutta una serie di questioni che guardano certamente alle problematiche esistenti, ma soprattutto a come affrontare le soluzioni e per risolverle c'è bisogno del confronto tra tutti, dell'impegno delle istituzioni, del lavoro continuato e quotidiano rispetto a uno sviluppo di una città che non può arrendersi, che deve andare avanti, che deve essere ottimista, che deve scommettere sulla propria identità e sul proprio ruolo centrale nel Mediterraneo, non solo come area geografica, ma come spazio geopolitico per incentivare uno sviluppo di un territorio che per anni è stato martoriato, che ha vissuto pagine buie e che vuole riprendersi, vuole una ripresa che scommette sulle energie positive presenti a Reggio Calabria. Noi lo stiamo facendo con un coinvolgimento ampio, con un coinvolgimento largo, lo facciamo consapevoli delle mille difficoltà, delle emergenze, della situazione complessa che vive Reggio Calabria, ma consapevoli anche che solo scommettendo su noi stessi, sul nostro lavoro, sul nostro impegno, sulla nostra serietà, su una identità metropolitana che vuole valorizzare le peculiarità e il patrimonio culturale, umano e paesaggistico che ha il nostro territorio, possiamo veramente riscattare Reggio Calabria e farla volare rispetto a un piano strategico che certamente potrà essere elemento di sviluppo, di aggregazione e di crescita non solo di Reggio Calabria, ma dell'intera regione.